Figempa e Struppa nel Drento Froli del playout in gara secca a Santo Eusebio per quel che resta della stagione di prima categoria di Verdi e Nero Oro. Sintesi che parte dalla ripresa andata in archivio con la discussa rete di Alan Trocino. Si parte quindi dall'1-0 ospite e si cominciano i secondi 45 minuti con lo Struppa che ci prova subito da calcio d'angolo trovando l'intervento attento dell'esperto albanese. Gara abbastanza bloccata che si sblocca a metà frazione esatta perché la spizzata di Campisi su punizione dalle retrovie diventa un assist perfetto per il numero 6 che in spaccata chiude di fatto il discorso salvezza, anche perché saltano un po' i nervi ai padroni di casa e allora è proprio Campisi che raccoglie dal limite e in diagonale mette la parola fine all'incontro e al campionato della Figempa e dello Struppa. Nel finale da notare gli allontanamenti di Mister Perasso e di Brun. E poi a tempo per la festa della Figempa, una festa targata ancora una volta Alessio Baltucci e della disperazione dello Struppa che dopo un solo anno ritorna in seconda categoria.